Buonasera, buonasera perché è sera, però vabbè, buongiorno, buonanotte o buon quel che volete quando vedrete questo video. Io sono Donatella Bartolomei e sto facendo una serie di video che riguardano sia i miei corsi e poi li farò anche sui miei progetti artistici. Ecco, adesso per ora li sto facendo in questo periodo sui miei corsi e su tematiche ad essi legate. Infatti, questa sera non sono qua per parlare di corsi di teatro, corsi esperienziali, corsi di canto o di altre materie da me proposte, ma vorrei parlare di un tema su cui riflettere, su cui già sicuramente molti già riflettono profondamente, però molti altri purtroppo mi sembra di no. Quindi mi fa piacere portare questo spunto a favore delle persone che si approcciano a questo tipo di percorsi. Allora, il discorso che sto facendo vale un po' per tutto. Vale per tutto nella vita. Può valere anche nella scelta di un tecnico che ci deve aggiustare qualcosa in casa e può valere per la scelta di un percorso di studio universitario, può valere per veramente qualsiasi cosa nella vita. Però io mi soffermo, come sempre, sui miei temi, perché come dico spesso, non mi piace fare la tuttologa e quindi mi piace essere sul pezzo, su quelli che sono i temi a me specifici. Nello specifico, nella scelta di corsi di teatro, di corsi di canto, di corsi di dizione, lettura espressiva, tecnica vocale, percorsi esperienziali anche che riguardano il lavoro su di sé, nel mio caso mediante il linguaggio artistico e creativo. Quindi questo è un po' diciamo, l'ambito didattico ed esperienziale da me proposto. Voglio parlare di qualità nel senso che purtroppo noi in Italia, circoscrivo la cosa ovviamente al nostro contesto nazionale, non, ripeto, non mi va di fare discorsi generici che possono valere anche altrove, ma concentriamoci sullo specifico, su quello che è il nostro territorio, in questo caso nazionale, perché non è che cambi molto da una regione a un'altra, anche se poi ci possono essere tutte le differenze di questo mondo nel dettaglio, però parliamo di un discorso ampio. Allora, la qualità cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui una persona che non ha mai fatto un'esperienza, quindi magari o anche che ha già fatto esperienza, questo dipende dai soggetti. Una persona si approccia, facciamo un esempio, a voler fare per la prima volta o non per la prima volta un corso di teatro, per la prima volta o non per la prima volta un corso di canto, per la prima volta o non per la prima volta un percorso esperienziale per lavorare su di sé e mediante, nel mio caso, il linguaggio artistico e creativo, si trova davanti in realtà a un mondo su certe materie più ampio, come vedi dal punto di vista per esempio del teatro e del canto, ci si può trovare davanti a mille insegnanti, mille scuole, mille tecniche, mille proposte, eccetera, eccetera, magari su cose esperienziali più di nicchia, sulla sperimentazione vocale, la sperimentazione teatrale, il lavoro sul simbolo, insomma, cose altre che io propongo, diciamo, più particolari, ecco, magari lì si trova un ambito più ristretto, però si trovano comunque proposte differenti. Allora, come scegliere dal punto di vista del fare un percorso che a me utente, a me cliente, a me allievo serva veramente a qualcosa? Intanto partiamo dal presupposto che le persone possono avere obiettivi molto diversi. Prendiamo un esempio a caso, studiare canto. C'è una persona che può voler studiare canto perché vuole andare a fare i talent show e sfondare il mondo pop, c'è la persona che vuole studiare canto perché vuole vivere un'esperienza divertente, c'è la persona che vuole studiare canto, canto moderno, nello specifico, io non mi occupo né di canto lirico né di canto antico, quindi parliamo diciamo di musica moderna. C'è chi vuole studiare canto perché vuole perfezionarsi e già di qualità, magari anche una cosa di qualità tipo jazz, e quindi vuole fare un discorso qualitativo. C'è chi vuole studiare, cioè, i motivi possono essere 10.000. Ecco.
È chiaro che già questo porta una grande scrematura. Io mi rivolgo alle persone che sono un po' sulla mia lunghezza d'onda, perché è inutile che io parli a chiunque, anche qui si entrerebbe nella tuttologia. Oggi sono tutti tuttologi, si parla un po' di tutto e tutti entrano in un calderone. Ecco, io cerco di rivolgermi alle persone che in qualche modo sono in sintonia con me. Quindi escludiamo da questa scelta, chi vuole fare canto, per esempio, è un esempio il canto, perché vuole fare i talent show e diventare un cantante pop e ascoltare la radio. Ecco, il mondo commerciale, il mondo mainstream, per chi mi conosce lo sa già, non fa parte di me, non fa parte delle mie proposte, non fa parte del mio percorso. Chi non mi conosce lo scopre in questo momento, quindi in quel caso non mi stia neanche ad ascoltare, non stia a perdere il suo tempo, perché non gli darò dei consigli utili per arrivare in questa direzione, per andare in questa direzione. Io mi rivolgo a chi vuole studiare materie musicali, teatrali, artistiche, fare percorsi esperienziali anche attraverso queste materie, perché vuole fare un percorso profondo. Perché non è interessato al mainstream, non è interessato a imitare gli altri, vuole tirare fuori ciò che di bello è dentro di lui o dentro di lei, vuole fare un discorso, scusate, vuole fare un percorso, di crescita, il che non vuol dire non professionale, eh? Anzi, questo è un approccio professionalissimo, ecco, però non è obbligatorio che sia professionale, può essere anche per semplice benessere personale, può essere perché uno vuole fare un lavoro su di sé, non è interessato a nulla di professionale, ma non è quella la discriminante. Diciamo, siamo fuori dal mondo commerciale, siamo fuori dalla televisione, siamo fuori dalle radio commerciali, siamo fuori dal mainstream, quello che oggi viene definito con questo termine mainstream. Ecco. Chi vuole fare un lavoro che gli dia nutrimento e che non vada a scimmiottare il mercataccio o a inseguire il mercataccio attuale, si trova a fare delle scelte difficili. Difficili perché purtroppo oggi la maggior parte delle scuole, le scuolette, le associazioni, gli insegnanti che insegnano anche privatamente, cioè tutto quello che può trovare in queste materie, molto spesso, non sempre, per carità, non sempre, ma molto spesso si trova davanti a una giungla che punta al commercialissimo, al super commerciale. Se uno è fuori da tutto questo, non gliene frega niente di andare a seguire questa strada, deve trovare un insegnante che sia sulla sua stessa lunghezza d'onda. È chiaro che è importante, come prima cosa, scegliere un buon insegnante in sintonia con sé. E questo vale anche per chi è nel mondo mainstream, eh? Questo vale in realtà per tutti. Ecco, nello specifico io parlo d'altro, però vale per tutti cercare un insegnante che sia in sintonia con se stessi, che non sia una persona che propone tutt'altro, perché quando parliamo di teatro, per esempio, parliamo di 10.000 teatri diversi, ecco, nel senso non teatri fisici, ma parliamo di 10.000 modi di intendere che cosa sto facendo, che cosa voglio fare. Cosa mi propone questa persona? Cosa mi propone questo percorso? Cosa mi propone questa scuola? Lo stesso vale per il canto, lo stesso vale per mille altre cose. Io che cosa cerco? Primo, chi incontro? Secondo, ma in parallelo. È importante sapere che io sto andando da un artista, oltre che un didatta, perché un didatta che non ha un suo mondo artistico, scusate, io ogni tanto devo, Brian, devo concentrarmi su quello che stanno facendo i miei cagnoloni che sono qua con me. Prima di tutto è importante, ripeto, io parlo dal mio punto di vista, poi uno può avere punti di vista diametralmente opposti, però io parlo del mio. Un artista, chi è questo artista? Che cosa ha creato? Che cosa sta creando? Mi piace, che poi non è solo un banale mi piace, ma è in sintonia con me,
mi affascina, o magari non lo so neanche se è in sintonia con me, perché magari è la prima volta che mi approccio a questo tipo di realtà. Mi affascina, e questo è importante. Perché dico questo? Perché fuori da queste cose magari non lo sa, ma in tantissimi casi le persone si rivolgono magari alla scuola tale, all'associazione tale, all'insegnante tale, non si sa neanche da chi si sta andando, non si sa neanche che cosa si andrà a fare, però va bene perché è vicino a casa, però va bene perché costa un po' meno di quell'altro, però va bene perché è un nome che in zona mi dicono che l'hanno già sentito. Sì, vabbè. Provare, però si può provare se c'è la possibilità di fare delle lezioni, una lezione o delle lezioni di prova, che siano esse gratuite o a pagamento, è meglio farla, farla o farle, perché comunque sia io provo il pratico, il concreto, ok? Anche se poi una prova non è mai esaustiva di un percorso, cosa che mi sembra ovvia. Però ne colgo già l'atmosfera, ne colgo già il mood, se sono attento, se sono presente a me stesso, ed è importante essere presenti a se stessi, perché spesso uno prova, non sta neanche tanto attento, dice sì, va bene perché tanto io non ne so nulla. Ma capitano anche a me queste cose come insegnante, cioè la persona che mi contatta e che mi dice, ma io volevo far teatro, però tanto è inutile che mi spiega cosa si fa, perché tanto io non l'ho mai fatto. Certo. O magari non hai termini di paragone, però è giusto che io ti dia delle informazioni. Nel momento in cui ti do delle informazioni, ti dovrebbe risuonare un o oh, che bello, oppure no, oppure non lo so. Può esserci anche un grande punto di domanda, e allora provo, o mi iscrivo, o faccio comunque questa esperienza. Però tante persone non sanno neanche cosa stanno andando a fare. Purtroppo oggi c'è una giungla per quanto riguarda i corsi individuali, per esempio i corsi di canto, c'è una giunglissima nel senso che è proprio una giungla terrificante. Oggi va di moda tutto un qualcosa che io, ecco ancora Brian mi scava la cuccia, scusate, basta. Oggi vanno molto di moda. Le lezioni individuali, cioè c'è di moda addirittura la lezione di 30 minuti a settimana. O quella un po' via di mezzo di 45 minuti a settimana. Io inorridisco davanti a queste cose. Mi sono anche trovata in anni passati, collaborando con delle scuole di musica, a fare la lezione da 45 minuti a settimana. Parliamo di adulti, eh? Di adulti. Io non sto parlando di bambini, il mondo bambini non mi appartiene, diciamo ragazzi, adolescenti, quindi persone già grandine, anche se molto giovani, quindi non bambinetti delle elementari, e adulti, quindi fino a 100 anni, ecco. Quindi lasciamo stare il mondo bambini, per cui la lezione di mezz'oretta magari su una cosa può anche essere tanto perché è già faticoso per lui o per lei seguirla, va benissimo, quindi parliamo di adulti. Ma mezz'ora, ma che stiamo a fare? Ma ci stiamo a raccontare storie? Se stiamo a PA per puntini, 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 non dico la parolacce qui in questo video. Cioè, capite bene che non ha senso. Ah, ma costa meno, io non mi posso permettere di più. Benissimo, ma allora piuttosto uno fa un'ora ogni 15 giorni. Non mi posso permettere di più della lezione di 45 minuti. Benissimo, faccio piuttosto un'ora e mezza ogni 2 settimane. Ma ci so, ormai è un business, bisogna stare attenti a non essere intrappolati nella macchina del business, perché diventa una presa in giro, diventa una presa in giro. Quindi già questa è una discriminante per i corsi collettivi, i corsi di teatro, per esempio. La proposta collettiva è diverso. Di solito la lezione minima di durata di 2 ore, cioè io tante volte l'ho proposta di 3 ore perché ho bisogno sempre di più tempo, cioè mi piace avere il tempo per fare le cose, ecco. Però di 2 ore già va bene, però quelle 2 ore devono essere 2 ore piene di lavoro intenso, no? 2 ore da quando si entra si sta a chiacchierare 20 minuti, poi si finisce un quarto d'ora prima, o peggio un'ora e mezza, cioè perché in un collettivo se si fa un lavoro profondo serve tempo. La discriminante tempo è importante, quindi se uno si rivolge a una scuola, che sia un corso individuale o che sia un corso collettivo, certo, il corso collettivo ha più, la lezione collettiva ha una durata più lunga. La
la lezione individuale ha una durata più breve, ovvio, può anche non essere così, è uno, perché se lavora privatamente, io tante volte ho fatto anche lezioni individuali di 3 ore con persone che erano in grado di sostenerle e volevano fare un lavoro super intenso su una materia per cui c'era bisogno di un sacco di tempo. Ma quella, vabbè, sono cose già più avanzate, specifiche sulla persona, individualizzate su quel soggetto. Ma anche parlando in modo generico, uno va a fare un corso di canto come minimo 1 ora a settimana. Poi uno deve poter anche scegliere di fare 1 ora e mezza, oppure uno non vuole andare tutte le settimane, può fare anche 2 ore ogni 15 giorni, 1 ora e mezza ogni 15 giorni. Ma la discriminante tempo è importante, quindi non facciamoci fregare dalle macchinine mangiasoldi dove la mezz'ora può andare bene. A me mezz'ora o 45 minuti. Ripeto, io le ho anche fatte, ho ottimizzato i tempi. Mi ricordo una volta ho fatto una supplenza a Perugia tanti anni fa, che c'erano tutte queste lezioni da 45 minuti, tipo per 8 ore di seguito, una macchina che io ho preteso di mettere una pausa a un certo punto. Poi ho scoperto che l'insegnante di sto posto si mangiava il panino durante la lezione della sesta ora perché non ce la faceva più, intanto che quello cantava mangiava il panino per non sprecare tempo perché già era pagata poco e quindi di conseguenza se mangiava il panino durante mentre quello davanti se cantava e faceva la lezione non di canto ma di karaoke a cantare canzonette. Cioè, occhi aperti. Lo so che molti mi diranno, vabbè, ma ci stai a spiegare la scoperta dell'acqua calda, stai dicendo delle grandi ovvietà, stai dicendo delle cose banali, stai dicendo delle cose che non le sai solo tu, ma certo. Però purtroppo vi assicuro che frequentando questi ambiti non è così scontato per tutti, non lo è. E mi farebbe piacere che le persone, certe persone, non tutte, per carità, avessero un maggior senso critico. Ecco, questo è importante. Poi la qualità del lavoro, ripeto, la qualità del lavoro ora non entro in dettagli perché ci possono essere mille cose. Ecco. Per esempio, l'ho già detto in altri video, fare canto non è fare corsi di karaoke. Corso di karaoke intendo non è mettersi lì con le basi, io ti metto le basi, tu per 1 ora canti. C'è la costruzione della tecnica vocale, che non vuol dire fare un riscaldamento, punto. Vuol dire che no, c'è la costruzione della tecnica vocale mediante esercizi che evolvono nel tempo, negli anni, già nei mesi, però anche negli anni. Vuol dire preparare sì un repertorio, arriva il momento di cantare, arriva anche il canto microfonico, il fatto di cantare con un microfono e tutto quanto, ma non è il corso di karaoke in cui tu canti le canzonette, io ti ascolto e ti dico bravo o non bravo. Purtroppo molti propongono queste cose. Ed è importante che chi insegna, che sia teatro, che sia canto, che sia altro, sia prima di tutto un artista che ha un suo mondo. Anche artistico, non solo didattico, perché una persona che non ha esperienza dal vero su quel mestiere, su quell'arte, può insegnare solo delle cose parziali. Poi c'è anche l'artista che non sa insegnare o non ha voglia di insegnare, fa solo l'artista. E quello va bene, va benissimo, non è obbligatorio insegnare. Ma che ci sia l'insegnante che non è prima di tutto artista, non va bene. Perché insegna sulla teoria, insegna solo su un aspetto teorico. Così come non va bene che sia una persona che non ha frequentato sulla sua pelle, sul suo cuore, nella sua vita quella materia in modo profondo. C'è gente che si improvvisa, che fa tutt'altro nella vita, poi dice: ma sì, ho 2 nozioni di musica, oppure sì, ho fatto, che ne so, teoria e solfeggio, oppure sono un pianista, insegno anche canto, perché comunque la musica è quella. E la tecnica vocale? Dove l'hai imparata? La tecnica vocale, che esperienza hai fatto? La tecnica vocale, come la conosci? La tecnica vocale, prima di tutto, io la vivo su di me, prima che sugli altri. Poi è chiaro che siamo tutti diversi. E io non sono la persona che ho di fronte. Però io devo avere fatto esperienza, così come teatro, così come altre cose. Poi nessun insegnante è un tuttologo di quella materia. Io non posso pretendere di andare da un insegnante che ne so che ha fatto nella vita sempre cose di un certo tipo, che ne so, un teatrino di intrattenimento. Io porto sempre questo esempio, anche se vabbè, lì entreremo nel teatro musicale, però
mi si risuona, ecco, aggiunge un posto a tavola, ecco, e chiedergli di fare una cosa surreale, sperimentale, eccetera, eccetera. Ognuno ha il suo, così come io, che ho fatto la scelta a livello teatrale di fare dei lavori sperimentali di ricerca, non propongo solo l'insegnamento del teatro sperimentale, faccio anche corsi di teatro, diciamo così, che non sono a base sperimentale, ma c'è il mio modo di concepire il teatro, il linguaggio artistico, la comunicazione, lo stare sul palco, i significati che ci metto sotto. A me piace, ho creato un mio mondo in questo senso, dal punto di vista anche proprio di concetto, dal punto di vista filosofico, dal punto di vista di significato, ed è in continua ricerca. Io non sono arrivata da nessuna parte, non me la sto tirando, ma è questo, è per dire che quando si cerca un insegnante, quell'insegnante ha un suo mondo, che può essere il mio. Io sono un po' particolare per molti, cioè faccio cose un po' particolari, non sono incasellabile e sono ben contenta di non esserlo. Un altro è incasellabilissimo, c'ha il suo mondo, è rispettabile per questo, ma c'ha quel mondo lì. Quindi è inutile aspettarsi, andare dal salumiere e voler comprare un paio di scarpe. Perché, ripeto, parliamo di tanti mondi di teatro, tanti mondi di musica, tanti mondi di canto, tanti mondi, tanti mondi. Quindi, prima di tutto, è importante chiedersi che cosa voglio andare a fare io, cosa desidero. Poi magari andrò a fare una cosa che è diversa da quella che mi aspettavo, perché non è che deve essere una conferma o meno di aspettative. Può essere anche lo stupore, e ancora più bello, lo stupore di una scoperta, lo stupore di un mondo nuovo, di qualcosa che io neanche mi immaginavo potesse esistere. Meglio ancora, ho imparato qualcosa di nuovo, entro in un mondo nuovo, faccio un'esperienza completamente nuova. E questo è bello altrettanto, altresì, però è importante comunque capire che sto andando a cercare qualcosa che non è un paio di scarpe se sto entrando da salumiere. Ripeto, questi discorsi alcuni sembreranno, ma questa che banalità sta di? Sta di banalità, che vi assicuro che non so banalità. Perché non dico tutti i giorni, ma quanto spesso mi ritrovo davanti a queste persone che non sanno veramente, fanno un casino, una confusione della Madonna. Quindi chiarirsi un po' le idee, conoscere da che persona sto andando, non tanto e solo la scuola che mi, se è una scuola che non è un privato, la scuola che mi sta proponendo. Ciccio Cicci, invento un nome che non esiste apposta, ecco. Ciccio Cicci, vabbè, chi è Ciccio Cicci? Lo vado a cercare su internet, vado a cercare i suoi lavori, cosa ha fatto, ma non se è famoso, non è famoso, se è stato in televisione, se è stato in Coppa Leoni, cioè non ce ne frega niente, ma cosa fa? Quello che fa mi risuona. Io voglio imparare da questa persona, voglio almeno conoscerla, poi non lo so se come insegnante mi soddisferà, perché chiaramente non è detto. Sempre avendo possibilmente l'umiltà che l'insegnante è quello e io sono un allievo, perché oggi c'è anche la mania di andare a fare, di giudicare. Oggi no, c'è la moda, no, che si giudica tutto, non nel senso di capacità di giudizio, ma nel senso proprio di giudizio tranciante. Quindi, ah, questo non mi è piaciuto perché c'ha la barba, questo non mi è piaciuto perché per motivi stupidi. Ecco, no, cioè, nel senso, lui o lei è l'insegnante. Cerchiamo di capire se ha un'autorevolezza nel suo ambito, se una capacità nel suo ambito, se mi risuona quello che lui o lei ha creato o crea, e allora provo, se c'è la possibilità di provare, provo. Non c'è la possibilità di provare, perché non c'è sempre, per esempio, un seminario, un workshop, uno stage, chiamatelo come volete, che dura un giorno, 2 giorni, che è un pacchetto chiuso, diciamo, non ce l'ho la possibilità di fare una prova. Ovviamente decido, non mi rovinerò, ovviamente, se non costa 1,5 miliardi, non devo ipotecare la vita per andare a farlo, vabbè, lo faccio e poi vedrò se questo è un lavoro magari che posso continuare o che mi ha dato qualcosa. Se è un corso breve, magari un corso di 3 mesi, un corso di teatro di 3 mesi,
che non è tutto l'anno scolastico, eccetera, è, diciamo estemporaneo, magari non ha la prova, però quei 3 mesi non costano 1 miliardo, un po' mi sconfiffera, un po' mi attrae, un po' mi piace, un po' mi incuriosisce, provo. Non sempre si può provare, però è una prova anche quella. 3 mesi in una vita, voglio dire, non è tutta la vita. Ecco, quindi queste sono cose importanti. Cerchiamo di puntare alla qualità, perché c'è in giro una giungla. Una giungla, ne parlerò in un altro video, non in questo, dove tra l'altro anche gli insegnanti spesso, non sempre, ma spesso sono anche trattati alla stregua della donna delle pulizie, senza voler denigrare il lavoro di donna delle pulizie, ma nel senso un insegnante che ha studiato, ha fatto un percorso, è un professionista, eccetera, eccetera, spesso è anche sottopagato e ha delle proposte allucinanti da certe associazioni, da certe scuole, eccetera, eccetera. Ma di questo non parlo adesso, stiamo parlando della persona che studia. Ecco, la persona che studia deve cercare qualcosa che risuoni a sé, e se c'è qualcosa che ho il dubbio, non lo so se mi risuona o non mi risuona, vabbè, l'esperienza posso anche provare a farla. Mi servirà da insegnamento, sia che sia andata alla grandissima, sia che sia andata così così, sia che sia andata che no, non lo ripeterò mai con quell'insegnante lì. Però deve essere importante. Ecco. E possibilmente cercare di, e questo è un discorso che purtroppo non si esaurirà in poche parole, sarebbe essere intuitivi. Crearsi anche una cultura, una conoscenza da sé. Sarebbe importante anche avere delle proprie predilezioni profonde, ma profonde, non solo mi piace quell'attorino lì, mi piace la canzonetta, profonde nel senso, questa strada mi porta verso qualcosa che mi accende profondamente perché proprio ha dei richiami culturali, ha dei richiami intuitivi, profondi nel sentire. Mi accende delle micce forti, però questo non si può spiegare. Se uno ce l'ha, se uno non ce l'ha, non ce l'ha. Cioè, non è che posso star qui a spiegare questa cosa. Sicuramente essere un po', non so se si sente lo schiocco. Vabbè, comunque sia, questo video era per dire: cerchiamo la qualità nelle cose, non cerchiamo per forza la scuola che poi mi dà il diploma. Se la scuola che mi dà il diploma mi prende bene per le mie esigenze, perché gli insegnanti o l'insegnante sono preparati, perché il programma mi attrae, perché facciamo delle cose che mi entusiasmano, benissimo. Ma se è solo perché mi dà il diploma, diploma di che? In Italia oggi, diploma di che? Nell'ambito della musica moderna. Quindi non sto parlando di un diploma di conservatorio che mi permette anche di lavorare in altri ambiti, eccetera, istituzionali. Musica moderna, teatro, diploma di che? Guardiamo la sostanza, non la forma, che in Italia tanto oggi uno dice quella forma non mi dà niente di concreto, non dà nessuna garanzia lavorativa, professionale. Scegliamo qualcosa che amiamo e poi, senza nulla togliere al fatto che di esperienze uno ne può fare ben più di una. Uno può fare quell'esperienza, poi l'anno dopo ne fa un'altra, poi magari prosegue con un'altra ancora perché, ah, finalmente ci sono volute 2 o 3 vie per trovare quella che fa per me. Oppure tutte hanno fatto per me in determinati periodi del mio percorso e della mia vita. Basta. Concludo, spero di essere stata utile ad accendere una miccia in chi ha avuto la pazienza e la voglia di ascoltarmi. Per ulteriori informazioni, sia sui miei corsi, perché io ovviamente parlo perché sono dentro la vicenda, sia su questo argomento, anche chi dice no, io in realtà non sono interessata ai tuoi corsi, però mi interessa molto. Perché magari sono lontana, perché magari c'è già un suo insegnante, okay? Però mi interessa l'argomento, mi contatti, perché comunque sotto questo video c'è sia il mio telefono che la mia mail per avere informazioni e contattare. Grazie
E un caro saluto se riesco a spegnere il video, se no sto qua in eterno. No, lo spengo comunque. Ciao.